Oltre 30.000 visitatori solo nel mese di maggio e l'estate che si annuncia ricca di appuntamenti. Il fascino di Villa Monastero a Varenna e dei suoi giardini, cultura, storia, turismo in un'unica location. Ad aprire il calendario degli eventi, l'incontro con il critico d'arte Vittorio Sgarbi. Abbiamo appena finito i lavori di ristrutturazione della facciata e una parte anche dei lavori del giardino botanico. E proprio per festeggiare questo evento, questo momento per noi davvero importante, abbiamo deciso per tutta l'estate di proporre una serie di eventi particolari con un significato davvero importante. E abbiamo voluto aprire la stagione proprio con Sgarbi questa sera che ci parli di Canova. Il primo evento di un'estate ricca di appuntamenti per Villa Monastero a Varenna, uno scrigno, un vero gioiello. Sì, abbiamo un insieme di quattro mostre programmate per tutta la stagione. La prima è stata appena iniziata ed è rivolta alla figura di Orlando Sora, pittore originario di Fano, ma che poi si è trasferito a Lecco dove ha sempre vissuto. E abbiamo questa piccola mostra di 16 dipinti molto significativi degli anni 30. Avremo poi una mostra dedicata a Gerardo Bianchi, pittore e fotografo, che fu uno specialista nella raffigurazione dei giardini, motivo per il quale l'abbiamo coinvolto quest'anno, nonostante il suo anniversario fosse stato l'anno scorso, ma in relazione al progetto di valorizzazione del giardino botanico, perché lui era veramente un appassionato e un pittore di fiori. In seguito avremo per le celebrazioni di Manzoni un'iniziativa mirata che coinvolgerà la figura della famiglia Beccaria. E a metà settembre invece avremo realizzato una piccola mostra sempre dedicata a artisti del nostro territorio che hanno lavorato o che hanno lavorato nel nostro territorio e in questo caso è dedicata a Frisia, Gola e Carpi. E poi musica e aperitivi d'estate. C'è la cultura, ma c'è anche una parte prettamente dedicata al godimento di questa bellezza. Sì, infatti proprio per diciamo, celebrare questi lavori che si sono stati impegnativi, ma hanno portato veramente un abbellimento di tutta la villa, si terranno degli spettacoli teatrali, dei concerti, degli aperitivi, in modo tale da coinvolgere il pubblico anche in orari diversi da quelli dell'apertura.